Buonasera, io direi di iniziare. Dunque, oggi verranno trattati gli aspetti storico-epistemologici nell'insegnamento della chimica e inizia Giovanni Villani, che è il presidente della divisione di didattica della Società Chimica Italiana. Si è occupato molto degli aspetti appunto storici e epistemologici e ha insegnato anche nelle SIS per molto tempo, trattando proprio questi aspetti. E poi Carlo Fiorentini, che è il presidente del CIDI di Firenze e che ha dietro di sé appunto il gruppo di sperimentazione e ricerca didattica appunto del CIDI di Firenze, che si occupa anche lui da moltissimi anni di didattica della chimica e considera appunto fondamentale l'interazione con la storia e l'epistemologia per un insegnamento della chimica significativo in tutti e tre gli ordini di scuola. E quindi inizierei da Giovanni, che ci parlerà prima degli aspetti in generale della scienza, no? Degli aspetti storico-epistemologici della scienza e poi calati nella chimica. Ora, vediamo se funziona. Mi sentite? Funziona. Ok. Buonasera a tutti. Io sono Giovanni Villani, come ha detto Eleonora, e oltre a essere presidente della divisione di didattica della Società Chimica Italiana, io sono un chimico teorico, lavoro al CNR qui a Pisa e faccio ricerca chimica per quello che ci riesco a fare, cioè mi occupo di applicare la meccanica quantistica a sistemi di interesse biologico. Ci tengo a dirlo questo, non perché per far vedere che le due cose, la ricerca scientifica e gli aspetti storici epistemologici, la didattica, devono andare insieme. Io non credo che ci possano essere ulteriori specializzazioni di gente che si occupa solo di aspetti storico-epistemologici. Sono le persone che fanno ricerca, che utilizzano la chimica, gli insegnanti, che devono sapere che questi aspetti sono parte integrante del loro lavoro e quindi devono rifletterci e utilizzarli. Questa è la mia impostazione. Allora, io tratterò all'inizio gli aspetti storico-epistemologici della scienza. Ne ho selezionato 4 e di quei 4 tratterò. Poi parlerò della specificità della chimica e quindi introdurrò anche alcuni momenti cruciali in cui la chimica si è strutturata in questo modo. Infine parlerò come tutto questo si riversa nell'insegnamento e nell'insegnamento della chimica in particolare. Questa è la struttura che vorrei seguire. Allora, vediamo se mi riesce. No, probabilmente ho premuto quello al contrario. Niente da fare, devo farlo lì. Cominciamo male. Vedete? Quale? Questi grandi. Ah, questi grandi. Ok. Allora, mi piace partire da una citazione. Non si cita Einstein, Newton, ma un normale ricercatore, uno che lavora da neuromicrobiologo e che tra l'altro si occupa anche di divulgazione scientifica, ha pubblicato questo libro Il secondo cervello, che è un libro anche bellino, io lo sto leggendo e quindi proprio leggendo questo libro ho trovato nella parte iniziale questa considerazione sulla scienza e ci sono rimasto un po' così perché secondo me è una considerazione molto pesante che vale la pena discutere un attimino. Che cosa dice questo Gerson? Dice: la natura è la natura, non sono gli scienziati a produrre o inventare i principi, essi semplicemente li scoprono, pertanto si tratta di una professione tediosa. La scienza non è creativa come per esempio l'arte. Un artista produce un'opera, uno scienziato osserva semplicemente i fatti e li comunica.
La natura laboriosa della loro professione spesso è, per gli scienziati, causa di dolore. Io ci sono rimasto così di fronte a questa citazione, perché mi sono subito detto, se questa è la situazione per chi lavora in ambito scientifico, come può un insegnante andare in classe e pretendere l'attenzione e l'interesse di studenti che non si sono scelti quella materia tediosa e dolorosa? Si trovano lì quasi per sbaglio perché non potevano andare da un'altra parte. Io ho paura che un'idea di questa è, secondo me, molto pericolosa. E per di più in uno che pretende di fare anche divulgazione scientifica, quindi la trovo particolarmente pericolosa. Però se fosse solo un'idea di questo signore, vabbè, tutto sommato, non ci interessa il giusto. La paura mia è che questa idea sia molto diffusa e che nasconda dietro di sé un grosso equivoco filosofico, diciamo, che è il caso di portare a galla per poterlo far vedere che in verità non è così. Allora, mi sono quindi, il primo aspetto che ho voluto trattare è quelle due parole che lui ha messo in contrapposizione, scoperte di invenzione. Cioè l'idea che la verità sta nei fatti, la scienza deve rompere questo velo di Maya e portare fuori questa verità che sta nei fatti, è un'idea largamente diffusa in ambito scientifico e storicamente la si collega un po' al positivismo, anche se secondo me probabilmente i positivisti pensavano così, ma non hanno l'esclusiva su questo campo. Io credo che questo approccio epistemologico sia uno dei tanti approcci con cui ci possiamo avvicinare alla scienza. Normalmente in ambito epistemologico viene chiamato realismo ingenuo, cioè l'idea che tutto sta lì e io la devo solo scoprire è visto come un realismo ingenuo. E storicamente si può far vedere a cosa collegarlo e a cosa non collegarlo. Ma quello che ci interessa a noi è che in quest'ottica anche la stessa storia acquista un significato minimo. Perché andare a indagare quando è stata fatta una certa scoperta, tutto sommato, è poco interessante. Dicevano i coniugi Curie, che pure non erano Gerson, erano di tutt'altro peso, che loro non avevano nemmeno voglia di firmare le loro opere, perché tanto loro avevano scoperto qualcosa che era al di fuori di loro, era esterna a loro. Allora, proprio questo ci fa pensare che, attenzione, io non credo che esisterebbe la relatività se non fosse nato Einstein. Io credo che la scoperta e l'invenzione sono due termini estremi. Da un lato si pensa che sta nei fatti, dall'altro si pensa che sia pura opera del cervello umano e che la verità scientifica sta all'interfaccia di queste due cose. Sta nel momento in cui noi ci imbattiamo in dei problemi e cerchiamo di dare delle invenzioni, ma condizionate al fatto che devono spiegare, farci capire, rendere chiare quelle cose di cui ci stiamo occupando. Messi in questi termini, vedremo che l'impresa scientifica diventa molto meno astratta e tediosa e diventa qualcosa che è un'attività umana, come le altre attività umane, con tutti i limiti e i vantaggi delle attività umane. Non scopre le verità assolute come non scoprono le verità assolute le attività umane, ma nemmeno sono campate in aria pure invenzioni. Una volta messo in questi termini si capirà che anche tutta la società incide su quello che si lavora e quello che si scopre in ambito scientifico. E questo ci porterà anche a dover rielaborare il rapporto tra la didattica delle scienze e le scienze. Quindi questo è il primo punto. Allora, il secondo punto che volevo sottolineare è qual è l'oggetto scientifico che noi andiamo a studiare. Teniamo sempre presente che quando noi vogliamo studiare, ammettiamo che vogliamo studiare questo oggetto qui
è collegato con tutto quello che ci circonda. Noi lo astraiamo dalla realtà e lo consideriamo isolato. Il separare un sistema da tutto l'ambiente in cui è immerso è già un modellizzare un oggetto. Ed è questo che la scienza fa, studia dei modelli astratti di fatti reali, modelli dei quali conservano solo alcune caratteristiche, le principali che ci interessano. Riflettete sul concetto di esperimento, che è proprio l'innaturale, cioè quello che io prendo della realtà, gli elimino tutti i contatti che non mi servono e studio solo quelli che ritengo essenziali. Il singolo oggetto poi ha una sua vita interna, nel senso che questo qui è fatto di atomi, gli atomi sono fatti di particelle elementari, è tutta una serie di matriosche uno dentro l'altro. E questo ha portato la scienza a vedere la realtà come se fosse strutturata in diversi livelli di complessità. Il livello di complessità degli atomi, che si mettono insieme per formare le molecole, che si mettono insieme per formare le cellule, che si mettono insieme per formare organismi pluricellulari, e via di seguito. Questo modo di approcciarsi alla realtà, filosoficamente, epistemologicamente, si chiama sistemica, nel senso che ogni volta che questi qui si mettono insieme, formano un nuovo sistema che è più dei suoi componenti. Vi è qualcosa di più e di nuovo che viene fuori. Questo ha portato a rivoluzionare l'idea banale di causa ed effetto con una serie di spiegazioni sia nello stesso piano, sia in verticale tra i diversi piani, sia circolari, come vedremo la chimica che è una spiegazione circolare tra macroscopico e microscopico. Questo ci porterà a caratterizzare la chimica come una scienza sistemica. E questa sua caratterizzazione ci servirà anche in ambito didattico. Volevo mettere il cronometro, ma me ne sono dimenticato, per evitare di andare, perché io tendo facilmente a deragliare, quindi mi metto il cronometro per bloccarmi. Allora, andiamo a vedere il procedimento scientifico. Non l'ho chiamato metodo scientifico perché metodo è qualcosa di più, questo è un aspetto del metodo scientifico. Allora, il procedimento scientifico nasce sempre da una situazione specifica, problematica, che sia teorica o sperimentale. Cioè io non è che indago a caso qualcosa, indago qualcosa perché voglio delle risposte su qualcosa di bello e preciso. Quindi, quando queste domande scientifiche sono abbastanza generali, si parla di teorie scientifiche. Se no, sono delle domande specifiche su un caso specifico. Perché questo corpo è elastico a sotto certi sforzi e non ad altri sforzi e via di seguito. Quello lì non si fa teoria, ma si cerca di determinare caratteristiche specifiche. Se invece si va a un livello più generale, si fanno delle teorie. Queste teorie, quindi, sono delle risposte che vengono date, risposte generali che vengono date a queste domande. Allora, che succede? Che generalmente, non sempre, ma generalmente, una di queste risposte prevale sulle altre. E quindi si fa una nuova teoria diversa da quelle lì che erano in competizione. Questo però non avviene né sempre e non avviene sempre solamente per aspetti scientifici. Ricordatevi che la scienza, se l'abbiamo definita un'impresa umana, è come tutte le imprese umane. Conta chi ha più armi per sparare, conta chi ha più capitale da investire, contano tanti aspetti extrascientifici. Poi magari alla lunga vanno a sparire, perché poi alla fine si mediano nel tempo. Ma questo non significa che una singola teoria non possa prevalere su di un'altra,
solamente perché è tanta la gente che ci lavora sopra ed è molto più potente di quella che lavora su altre teorie. Quindi se noi la vediamo in quest'ottica, possiamo pensare che la parte didattica sia quella di ricostruire questa situazione problematica che si è verificata in un certo momento e nel cercare di far vedere quali erano le teorie che erano in competizione, quali risposte cercavano di dare alle domande, quali erano le domande. Perché attenzione, se noi ci dimentichiamo delle domande, diamo delle risposte a domande non poste. E questo è uno dei classici esempi come sono fatti i manuali. Ti danno le soluzioni senza darti il problema. E come potrebbe funzionare in matematica un elenco di soluzioni senza sapere a quale problema si adattano? Allora, è la stessa cosa in ambito scientifico. Le soluzioni vanno date ai problemi. Prima quindi si cerca di ricostruire la situazione problematica che c'era, si cerca di capire perché si è andato in certi versi e in certi altri no, e quali erano le domande e quali sono state le risposte. Vediamo per esempio un esempio pratico per capirci. Nell'Ottocento viene fuori la termodinamica. Perché viene fuori nell'Ottocento e non viene fuori nel Seicento insieme agli studi di astronomia? Perché ci voleva una certa situazione economica, l'industrializzazione dell'Inghilterra, per poter portare quella serie di problematiche sulle macchine termiche, da poter far sì che venissero fuori una serie di concetti sul rendimento della macchina, se il calore lo potevamo trasformare in lavoro e via di seguito. Se stavamo lavorando con altro tipo di macchine, con le pullegge e con le carrucole, e non veniva fuori quella problematica. Infatti veniva fuori quella problematica di tipo meccanico. Quindi va collegata la termodinamica allo sviluppo industriale che ci sta in quel periodo e anche gli aspetti più, se vogliamo, specifici, perché si può far vedere, e io sto facendo da relatore a una tesi di dottorato, che fa vedere come i concetti di entropia e i concetti dell'energia libera di Gibbs e via di seguito viene fuori quando l'industria chimica richiede che ci si vada a occupare delle reazioni, non più delle macchine termiche, si vada a occupare delle reazioni perché l'industria chimica è in pieno sviluppo e quindi ha bisogno di capire se un processo lo si può portare avanti, con quanto costo e via di seguito. Quindi si vede chiaramente che questa ricostruzione aiuta a situare il problema e può aiutare anche a capire perché uno un giorno si sveglia e dà una certa risposta a un certo problema. Aiuta anche a capire che anche le risposte vanno e vengono nel tempo. Questo si può vedere facilmente con la biologia, per esempio, dove all'idea di Lamarck, di come si propagavano i caratteri ereditari, è seguita l'idea di Darwin, che è diversa, come ben sapete, da quella di Lamarck, e oggigiorno si sta recuperando parzialmente anche Lamarck, parlando di epigenetica e via di seguito. Quindi, teniamolo presente, se la verità è una, il resto sono errori. Che li dovremmo citare a fare gli errori? Se invece la verità è all'interfaccia tra il problema e la risposta, allora anche capire i vari tipi di risposta aiuta in ambito didattico, ma aiuta anche in ambito scientifico, perché puoi riposizionare una serie di ricerche anche con qualcosa di considerato vecchio come Lamarck. E questo è vero in biologia, ma è vero in tutte le cose, persino in fisica, dove uno si immagina, trova la legge e trova la soluzione. Quando Newton mette l'azione a distanza tra i corpi per spiegare la legge di gravitazione, in quel momento viene considerato come un'eresia, perché
si era fatto tanto per eliminare l'azione a distanza, cioè le cose che si influenzano senza toccarsi, via di seguito. Avevamo avuto Cartesio che parlava di contatto, di urto e via di seguito. Ora questo ritorna a parlare di azione a distanza per rompere le scatole e ritornare indietro. Poi piano piano tutti si adattano e va bene questo di Newton. Ma quando nell'Ottocento e nel Novecento viene fuori il concetto di campo, ritorna un po' all'azione del contatto, perché la forza modifica il campo che si muove, si propaga alla velocità della luce, arriva da un'altra parte e modifica l'altro oggetto. Quindi ritorniamo a un contatto non più a distanza. Allora, questi sono esempi, ma se ne potrebbero fare tanti, e c'è per esempio un libro di Dario Antiseri, Antiseri, che ne fa un bel po' di questi esempi. Però didattica delle scienze si chiama qualcosa del genere. Ma se ci riflettete un po', in tutti i momenti va avanti così la situazione. Un ultimo aspetto generale di questi aspetti storici e epistemologici è quello che della scienza o scienze, io ho detto, perché in pratica noi siamo abituati a ragionare con le discipline scientifiche, la chimica, la fisica, la biologia, la geologia, eccetera, ma queste discipline sono un residuato storico, qualcosa che è venuto fuori storicamente in quel modo e che prima o poi spariranno per confluire in un'unica scienza, oppure sono un qualcosa di specifico della scienza e che ci può tornare anche utile, sia didatticamente che scientificamente. La mia idea è che le discipline sono come degli occhiali polarizzanti, che uno, a seconda dell'occhiale che si mette, vede un certo aspetto della realtà. Per dirlo in maniera più semplice, a seconda delle domande che fai, la realtà ti risponde in un certo modo. Se tu gli chiedi chi ci sta lì dentro, hai già indirizzato chimicamente la problematica. Se uno invece dice come interagisce con la luce questo oggetto, l'hai già indirizzato in un altro modo. Allora le discipline sono queste prospettive da cui noi guardiamo qualcosa di sempre intrinsecamente interdisciplinare. La realtà di per sé è sempre interdisciplinare. Se io mi occupo di una bottiglia, ecco, questa bottiglia me ne posso occupare da molti punti di vista. Me ne posso occupare da un punto di vista chimico, quale materiale lo compone. Me ne posso occupare da un punto di vista fisico, come si muove sotto l'effetto di una forza. Me ne posso occupare da un punto di vista economico, quanto costa, perché, come si sviluppa e via di seguito. Da un punto di vista storico, che cosa ha significato l'invenzione della plastica. Ogni problema è intrinsecamente interdisciplinare. Noi decidiamo di guardarlo da varie angolazioni e a seconda dell'angolazione con cui lo guardiamo ne tiriamo fuori certe caratteristiche. Quindi l'approccio interdisciplinare è sicuramente fondamentale per studiare degli aspetti complessi, però non si può pensare che questo sostituisca le discipline, cioè elimina le discipline per far sì che ci esista un unico punto di vista. I pensieri unici a me non piacciono da nessuna parte, non mi piacciono in politica, non mi piacciono in filosofia, nemmeno in religione mi piacciono. Quindi penso che la scienza, nel momento in cui va verso un pensiero unico, diventa più dogmatica delle altre discipline. Già pretende di avere una verità, che quella è, ce la dobbiamo tenere, abbiamo detto con la scoperta. Poi pretende che ci sia un unico modo di affrontare il problema, in ultima analisi rischia di diventare la paladina del dogmatismo invece che la paladina di una visione aperta rispetto ai problemi. Allora io credo che le discipline possono svolgere ancora un ruolo, non sono solo un residuato storico,
ma nello stesso tempo dobbiamo tenere presente che anche lì è l'interazione che dà la soluzione, che dà qualcosa in più delle singole interpretazioni specifiche. E un modo per interagire, soprattutto a livello didattico, è proprio tirare fuori gli aspetti storici e epistemologici delle singole discipline, perché sono quelli che specificano e caratterizzano le singole discipline e sono quelli che ci permettono quindi di far interagire senza dissolvere la singola disciplina, di dire questo è così, però interagisce con questo, senza dire che questo sparisce e diventa quello. Questo è un aspetto che è faticoso, perché, come vedremo tra poco, gli insegnanti non sono stati preparati in questo modo, sono stati preparati in tutt'altro modo. E poi si pretende che da soli si inventino un modo diverso di stare in classe, un modo diverso di spiegare la scienza per di sé. Ovviamente l'insegnante è una persona intelligente che ci ragiona ed è in grado di fare tante cose da sola, ma perché prima costruirlo in un modo per poi ristrutturarlo in maniera totalmente diversa? Allora forse è il caso che fin dall'inizio cerchiamo di tenere insieme questi aspetti in modo tale che poi diventino patrimonio comune su cui poi l'insegnante va a metterci il suo. Allora, chiusa questa parte generale sugli aspetti storici epistemologici, non sono i soli, sono sicuramente tra i più importanti, sono quelli che mi è sembrato più opportuno precisare in vista dello scopo che uno lo vuole fare in funzione dell'insegnamento. Quindi è bene che uno miri quegli aspetti socio-psicologici che ci servono per andare a discutere dell'insegnamento. Ora, questi aspetti vediamo come si vanno a configurare nell'ambito della chimica. Allora, la chimica, come sappiamo tutti, è una disciplina che per certi aspetti, anche se questo pure questo è abbastanza datato, ma insomma per certi aspetti si situa tra la fisica da un lato e la biologia dall'altro lato. C'è sempre stata un'idea che noi chiamiamo riduzionista, che dice la chimica si riduce a fisica applicata, la biologia a chimica applicata, e via la medicina e biologia applicata e via di seguito. Questa idea riduzionista è sempre quella del pensiero unico, che si pensa una volta che io sono arrivata all'ultima cosa, cioè alla particella elementare e alla sua interazione dalle poche particelle elementari alla loro interazione, io sono in grado poi di spiegare qualsiasi cosa, perché passo passo ricostruisco questo passaggio. A me questa idea non convince, perché le particelle elementari e le loro interazioni, anche ammesso che ci fossero, le conoscessimo, sono sempre quelle 10 e le 4 leggi con cui interagiscono. Come posso poi da quello andare a spiegare perché voi oggi siete qui ad ascoltarmi? E ce lo vedo difficile. Ricostruire tutto il passaggio fino ad arrivare al fatto che voi avete un certo DNA, che quel DNA va portato a fare gli insegnanti, che gli insegnanti... cioè, è lungo il procedimento, è difficile che ci si possa arrivare. Allora, è molto meglio pensare che ogni cosa si spiega nel suo ambito. Poi è chiaro che gli ambiti sono collegati, si spiega nel suo ambito il fatto che voi siete qui, perché è nell'ambito delle cose umane, del lavoro e via di seguito che uno fa delle scelte per venire a seguire dei corsi di aggiornamento in normale, non partendo da Adamo ed Eva, dalle particelle elementari e le loro interazioni, perché se ogni volta vogliamo partire da Adamo ed Eva non ci arriviamo mai a spiegare le cose effettive come sono andate. Dobbiamo quindi pensare questa realtà strutturati nei singoli piani, in ogni piano ci sta un tipo di disciplina che se ne occupa, nel piano molecolare c'è la chimica, nel piano cellulare c'è la biologia, la fisica pensa di essere quella che è in grado di passare in verticale tra tutti i piani, trovando le cose comuni a tutti i piani, e in questo modo possiamo
cercare di dare delle spiegazioni di tipo orizzontale, connettendolo ovviamente con i piani di sopra e di sotto. La chimica cerca di spiegare alcuni aspetti della biologia, non spiega tutta la biologia, spiega che ci sono certe sostanze chimiche nelle cellule. Ma perché quelle sostanze? Come si sono evolute quelle sostanze? Perché utilizzano quelle e non altre sostanze? E questo lo deve trovare la biologia, non è un problema chimico. Quindi il piano biologico e il piano chimico sono collegati tra di loro, perché è chiaro che c'è interazione tra un piano e l'altro, però alle spiegazioni orizzontali poi ci stanno tutti i collegamenti tra i singoli piani di spiegazione. La chimica in particolare, venendo alla specificità della chimica, è un continuo rimando tra due piani, quello macroscopico e quello microscopico. Da un lato elementi e composti, dall'altro atomi e molecole. Questo è una ricchezza e qualche volta anche fonte di incomprensioni per gli studenti, per chi scrive i libri, per i docenti, per chi fa ricerca, perché ci sono delle proprietà che sono specifiche di un piano, delle proprietà che sono specifiche di un altro piano e delle proprietà che vengono solo nell'interazione tra questi piani. Tutti sappiamo, e quello penso che ormai l'hanno scoperto persino i libri, i manuali per la scuola, che la molecola d'acqua non c'ha una temperatura a cui bolle e non c'ha una temperatura a cui congela. Questo con un po' di fatica ci sono arrivati anche chi scrive i libri, perché c'erano anche di queste castronerie nei libri di scolastici. Perché? Perché la proprietà della solidificazione, gli stati fisici, chiamiamoli così, sono proprietà collettive, non riguardano le proprietà delle singole molecole. Quindi andare a parlare di che cosa fa la molecola di acqua e via di seguito, è così la stessa temperatura e via di seguito. Anche se spesso poi si fanno queste traslazioni, persino nell'ambito della ricerca, si dice che è come se questa ci avesse una certa temperatura effettiva, questa molecola, fosse più calda perché sta in certi stati eccitati rispetto ad altri. Voglio dire che purché ci si capisca e si abbia chiaro che cosa significano i concetti, si possono anche traslare i concetti da un piano all'altro. Ma purché siano prima stati chiariti che cosa significano e che cosa. Poi in quel punto, una volta che sono chiari, uno può anche per analogia, per similitudine, spostarli in altri piani. Quindi la chimica ha questo bel vantaggio di continuamente connettere questi due piani. A me non piace l'idea che ci sia un piano microscopico che spiega il piano macroscopico. Io penso che i due piani sono strettamente connessi e continuamente la spiegazione passa da un piano all'altro, quindi è una spiegazione circolare in cui le domande si pongono in un piano, trovano risposte in un altro piano, si riverificano nel piano di sopra, si ritornano al piano di sotto, sono continuamente circolari. Non è, è banale dire che esiste un piano macroscopico e un piano microscopico, allora il composto chimico, quello che utilizziamo nel laboratorio, la boccetta con sopra scritto il nome, la buttiamo. Come mi disse una volta uno studente che gli chiesi che cosa era il benzene, disse è un esagono con un cerchio circoscritto dentro. Io pensavo che fosse una sostanza chimica il benzene, invece quello pensavo che fosse una cosa di matematica, era un esagono con un cerchio circoscritto dentro. E allora perché si studiava chimica mi è rimasto sempre molto equivoco come cosa, perché se era un esagono studiamo la matematica, non studiamo la chimica. Allora, la ricchezza della chimica è questo continuo rimando tra i due piani. Però, attenzione, che è anche una cosa pericolosissima. Se non ci stiamo attenti, soprattutto con i ragazzi, in questi passaggi li possiamo sempre perdere. E ci possono dire che il benzene è un esagono. Quindi, attenzione a questi aspetti. Abbiamo detto che la chimica è una scienza sistemica. Per me perché è una scienza sistemica la chimica? Perché dice che nel momento in cui si mettono insieme gli atomi e si ottiene la molecola, quella molecola è qualcosa in più dell'insieme degli atomi. Tanto è vero che è diverso, che gli diamo un nome proprio e la chiamiamo molecola D e non miscuglio di questo e quell'altro.
Guardiamo il classico esempio, idrogeno e ossigeno. Li mettiamo insieme come gas, tra l'altro non reagiscono nemmeno facilmente, otteniamo un miscuglio di idrogeno e ossigeno. Quindi otteniamo qualcosa che ha proprietà medie a seconda di quanto idrogeno c'è e di quanto ossigeno c'è. È come se mettessimo insieme ceci e fagioli. Otteniamo un qualcosa che è un po' più ceci e un po' più fagioli a seconda se abbiamo messo il 90% di ceci o il 90% di fagioli. Fino a questo punto qui non è successo niente. Nel momento in cui scatta la scintilla materiale, anche psicologica e intellettiva, e si forma l'acqua, ebbene allora a quel punto le proprietà non sono più quelle medie. Non sono più un gas che ha la proprietà, ha il valore medio del peso, perché ci abbiamo messo tanto di questo e tanto di quell'altro. È una cosa che ha tutte le sue proprietà. L'idrogeno brucia, l'ossigeno sostiene la combustione, l'acqua spegne gli incendi. Quindi vedete che non c'è niente di più diverso della molecola d'acqua rispetto all'idrogeno e all'ossigeno. E questo è il momento in cui si crea un sistema diverso, che noi è così diverso che non lo chiamiamo miscuglio di idrogeno e ossigeno, ma lo chiamiamo acqua. Quando si mette un nome, voi lo sapete anche nelle cose umane, il nome significa che è diventato un nuovo individuo, un qualcosa che ha le sue caratteristiche e che ci permette con quelle sue caratteristiche di capire una serie di cose. La molecola d'acqua ci permette di capire una serie di cose, diventa soggetto e oggetto di spiegazione. Poi questa molecola da sola non fa niente, perché di sicuro non è solida, liquida, gassosa, allora insieme alle altre molecole ci dà qualcosa in più, ci dà una sostanza macroscopica. Poi l'acqua non è mai isolata, perché acqua pura probabilmente esiste solo nei laboratori quando la purifichi, e anche lì con grande fatica, ma sapete che l'acqua che troviamo normalmente in natura è un'altra cosa. Allora vedete che ogni volta che si passa più avanti, bisogna che questo sistema lo si inserisca in un contesto più grande, si considerano le interazioni che c'ha con tutto il resto. In questo modo, sistemico, la chimica spiega il variare delle proprietà. Allora, abbiamo individuato qualche momento interessante, qualche momento storico fondante per la chimica. Perché ogni disciplina si forma in quel modo e ha certe caratteristiche, ma non è che vengono così per definizione, la chimica si occupa di questa. La chimica nasce in un'ottica molto riduzionista. Elemento viene da elementare, cioè trovare la cosa elementare con cui spiegare le cose. Quindi la chimica si struttura in questo modo quando fa dei salti concettuali. Vediamoli velocemente senza starci troppo su. Un primo salto concettuale, molto famoso, citato tante volte, ma l'ho riportato pure io, è quando Lavoisier tira fuori il nuovo concetto di elemento. Abbiamo detto che elemento viene da elementare. Elementare significa semplice e quindi di semplice ce ne può essere poco. Non può essere tanti semplici, se no diventa complesso. E infatti l'idea era che di semplici ce n'erano quattro: acqua, aria, terra e fuoco. Che cosa dice Lavoisier? Dice che se noi come elementi consideriamo il limite dell'analisi, troveremo che esistono tante sostanze elementari. Questa si chiama definizione operativa, perché subito dopo lui dice: non possiamo certo assicurare che tali sostanze non siano a loro volta costituite da due più elementi, ma poiché questi elementi sono inseparabili, o meglio, non abbiamo i mezzi per separarli oggi, essi si comportano ai nostri occhi come sostanze semplici e non dobbiamo pensarle come composte finché l'esperienza e l'osservazione non ce ne forniscono la prova. Con questa definizione di elemento lui trova 33 elementi, portando una rivoluzione concettuale prima che pratica,
perché 33 è troppo per essere semplice, per essere elementare. Anche il mondo elementare si popola di differenze. Un altro momento che vogliamo sottolineare è che Lavoisier, proprio per poter fare una definizione operativa, aveva detto togliamo di mezzo gli atomi, perché se dobbiamo vedere il limite dell'analisi, togliamo di mezzo l'atomo, non lo possiamo trovare nell'esperimento, mettiamolo da parte. Pochi anni dopo il piano microscopico viene riconnesso al piano macroscopico, nell'ottica della chimica che va da macroscopico a microscopico collegati tra di loro, da Dalton, che ci dice varie cose, tra cui la terza cosa che dice, vi sono tanti tipi differenti di atomi, quanti sono gli elementi chimici. Ecco che anche il mondo dell'atomo, che era il mondo più, diciamo, asettico, più senza proprietà possibili, era anzi quello lì che aveva eliminato le qualità per lasciare solo le quantità, diventa un mondo differenziato quantitativamente. Un mondo con tanti tipi diversi di atomi. Questo è un altro momento fondamentale, sia perché connette di nuovo i due piani, che Lavoisier aveva dovuto separare per dare la definizione operativa, sia perché in questo momento l'atomo, avendo differenze qualitative, può essere studiato in laboratorio. Si può determinare il peso atomico relativo con particolari tecniche sperimentali. Cominciano a comparire le prime tabelle dei pesi atomici. E quindi l'atomo, da ipotesi atomica, diventa una teoria atomica, diventa qualcosa che possiamo andare a controllare. Prima era un'ipotesi che stava al di fuori del laboratorio, al di fuori del contatto con la realtà. Un altro momento importante, più o meno anche questo sempre molto vicino dal punto di vista temporale a questi momenti di Lavoisier e Dalton, è quello che ci porta alla nuova definizione di composto. C'era un'idea alchemica, prima ancora che chimica, che il composto dipendesse dalle circostanze in cui uno l'aveva ottenuto. Basta pensare che per fare una certa cosa bisognava che ci fosse la luna piena o che ci fosse qualche altra caratteristica particolare. Vuol dire che il composto era qualcosa di strettamente collegato a come lo si otteneva. Fino a che ci si mantiene in questa ottica, il composto non ha un grosso significato, perché possono essere infinite le situazioni in cui ci si può mettere e otteniamo composti differenti. Mentre per elemento siamo dovuti passare da pochi, da 4 a 33, per i composti dobbiamo fare la strada inversa, da infiniti, che dipendono dalle circostanze, a determinati, molti ma ben determinati, perché al loro interno hanno delle proporzioni definite dei costituenti. Può sembrare strano questa strada in verso opposto, ma in una corretta logica riduzionista, che senza saperlo questa gente applicava, le cose elementari devono essere pochi e le cose dei piani più alti devono essere tante, perché devono essere tutte le possibili combinazioni di quelle lì elementari. Quindi stiamo scardinando con la chimica proprio questa logica di un elementare piccolo e di un macroscopico infinito, per avere qualcosa di intermedio in tutti i livelli. Se quello è il composto, per il concetto di molecola dobbiamo attendere un altro po' di tempo. E il concetto di molecola ha avuto grossa difficoltà a venire fuori e si capisce anche perché. Fino a quando l'atomo è immodificabile, l'insieme degli atomi è l'insieme di cose immodificabili.
Se questi due oggetti non si modificano e io li metto uno sull'altro, che cosa c'ho? C'ho questo più questo. È chiaro? Quindi per arrivare al concetto di atomo, io sostengo che il concetto moderno di atomo arriva solo nel Novecento, perché il concetto moderno di atomo implica che noi dobbiamo dire che l'elemento chimico che sta, l'atomo, allora, il concetto moderno di molecola è del Novecento, non l'atomo. Il concetto moderno di molecola è del Novecento. Perché? Perché noi dobbiamo arrivare a dire che l'atomo nella molecola è diverso dall'atomo isolato. Noi siamo, tutti quanti facciamo chimica, chi è laureato in chimica, chi non lo è, ma tutti quanti studiamo la chimica. Sappiamo benissimo che H2, NH3, C6H6, C2H5OH, tutti quanti contengono H. Ma è sempre lo stesso H? Quando diciamo che l'H dell'acqua è più acido di quello del metano, che stiamo dicendo? Che è lo stesso, è un idrogeno, però è un po' diverso dall'altro idrogeno. Solo nel momento in cui l'atomo, entrando nella molecola, si modifica e si può modificare, fa sì che la molecola non è più un aggregato di atomi, ma è un nuovo sistema, un qualcosa di diverso, di cui con caratteristiche sue, tra cui l'importante struttura molecolare. Perché la struttura molecolare è una proprietà di tutta la molecola e non di singoli componenti. È una proprietà nuova che non esiste per i singoli componenti. E ci aiuta a far sì che la chimica poi passi da chimica dell'analisi a chimica di sintesi. Ora qui non lo analizziamo a questo punto, ma è in questo momento, col concetto di struttura, nella seconda metà dell'Ottocento, che la chimica diventa una scienza di sintesi, non più una scienza di analisi, solo chi ci stava dentro. Chiudiamo con un ultimo concetto che non guardiamo nemmeno in dettaglio, è che se questi sono gli individui chimici, ci sono anche altri individui chimici, gli ioni e via di seguito, se questi sono gli individui chimici, la cosa fondamentale della chimica è che questi individui si trasformano. Questo non è una cosa banale, perché consideriamo le altre due discipline vicino alla chimica, che sono la fisica e la biologia. Per la fisica, gli oggetti possono subire una trasformazione. Infatti parliamo di trasformazioni fisiche, ma è sempre una sola sostanza che cambia il suo stato. Infatti li chiamiamo passaggi di stato. La trasformazione chimica invece pretende che siano più sostanze che si trasformano, che diventano altre sostanze. La biologia, che pure ha un mondo variegato, le specie, per esempio, degli animali, penso che anche le specie degli animali si modificano, ma non per interazione tra di loro, per interazione con l'ambiente. Cioè una specie cambia non perché interagisce con un'altra specie direttamente, ma perché interagisce con tutto il complesso dell'ambiente. Sono tre idee di trasformazione totalmente diverse e che molte volte vengono banalizzate nei libri di testo quando si dice: ma la trasformazione fisica, la trasformazione chimica, due parole lì e l'ho risolto il problema. Poi è chiaro che appena lo vai un po' più in profondità ti vengono fuori tutte le questioni. Forse sto andando un po' troppo lento, andiamo un po' più veloci. Allora, una volta che l'abbiamo identificata come approccio, l'abbiamo caratterizzata storicamente come nasce, la chimica ha anche un suo modo, una sua informazione chimica, con tutta una serie di difficoltà a portarle. C'ha dei concetti, vabbè, ma questi ce l'hanno un po' tutte le discipline scientifiche. C'ha delle formule, come quella lì che ho scritto lì, con tutta la problematica della nomenclatura, per fare un esempio. Un mondo vario c'ha la problematica della nomenclatura. Non esistono sostanze fisiche, la fisica non ha problematiche di nomenclatura. C'ha delle problematiche ancora più complesse quando va verso la biologia, con bisogno di immagini, di colori, a volte addirittura di video, per far vedere che cosa succede a questi entità chimiche.
Ora noi abbiamo dei supporti che sono programmi, il web, via di seta. In passato queste cose erano molto più complesse. Ve le ricordate? Stick and ball e le costruzioni che si facevano manualmente. Beh, erano un tentativo di rispondere a questa informazione chimica molto complessa, molto articolata e che va dettagliata in questo modo. Sì. Allora, ho perso di nuovo qualcosa. Ecco, tutto questo, quando, nella preparazione di un insegnante iniziale, nel preparare un insegnante che poi deve andare in una classe, dove viene dato? Da nessuna parte. Quello che si fa all'università è sostanzialmente una formazione disciplinare. Sì, si fanno un po' di esami di altre discipline, non so, il chimico fa un po' di matematica, un po' di fisica, il biologo fa un po' di chimica, fisica, matematica, eccetera. Ma sempre la disciplina, mai questi aspetti più generali. Quindi poi si suppone che il docente lo debba fare in un momento successivo. Io penso che vada fatta all'università, perché non serve solo al docente, ma serve a tutti quelli lì che poi lavorano con l'ambito scientifico, anche a chi fa ricerca serve. Ma ammettiamo che servono per il docente, allora diamogli un momento in cui lo vogliamo fare queste cose. Nelle SIS se ne era accorto persino il Ministero, che diceva, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici, quindi la professione insegnante deve avere conoscenze negli ambiti dei settori disciplinari e anche con questi aspetti storici ed epistemologici. Per accorgersi del Ministero, insomma, deve essere stata una cosa traumatica. Ma subito dopo hanno detto no. Le SIS non servono più, facciamo il TFA. E dice la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali. Sono spariti gli aspetti storici e epistemologici. Era stata una cosa improvvisa, un'illuminazione improvvisa. Ora abbiamo un'altra legge, altra cosa, tutta da costruire, quindi ci ho messo un bel punto interrogativo. Speriamo che questa volta ci se ne ricordi degli aspetti storici e epistemologici. Se no poi il docente se ne deve fare da solo. Chi non se le fa ha delle difficoltà oggettive poi in classe. No, devo sempre farlo qua. Allora, la chimica a scuola. La chimica a scuola... l'abbiamo caratterizzato la chimica, l'abbiamo caratterizzata come questo continuo passaggio tra i due piani. È sempre possibile farlo? In che termini farli? E qui viene fuori il problema di concetti astratti, di maturazione degli studenti, dei tempi fisiologici perché possono acquisire certi concetti, tutto quello che è un mondo non indifferente su cui andrebbe aperta una bella discussione. Quello che si può dire è che oggigiorno, accanto al laboratorio che studia la parte macroscopica, per quello che si può fare, fargli vedere anche un po' di parte microscopica, soprattutto dal triennio in poi, è un aspetto importante. Però ricordatevi sempre che sono abituati con i videogiochi, quindi se non glieli spieghiamo bene le cose, diventa un videogioco pure questo. Il laboratorio può diventare una ricetta, tipo cucina, metti questo, metti quello, togli questo, togli quello, ma quell'altro può diventare un videogioco. Quindi sta sempre all'insegnante riuscire a tagliare e a capire fino a che punto poterlo fare le cose. Teniamo conto che abbiamo detto che le discipline sono importanti, ma tutti gli aspetti sono interdisciplinari. Casualmente, e per il momento ne prendiamo solo gli aspetti abbastanza negativi, la chimica è inserita insieme a biologia, scienze della terra e via di seguito. Se riuscissimo un po' anche a valorizzare queste interazioni tra le discipline, potremmo da un aspetto negativo riuscire a tirarne fuori qualcosa. Però per poterlo fare bisogna che si padroneggi la chimica, la biologia e magari anche la geologia.
Cioè, solo se uno riesce a padroneggiare queste, sempre formandoli prima disciplinari e poi supponendo che sappiano tutto l'altro, è questo un problema. È una possibilità, ma è tutta teorica. È tutto lavoro se uno riesce a farlo. Io credo che se uno riesce a farlo, anche mettendosi insieme ad altri insegnanti, a ritagliare proprio dei momenti interdisciplinari, c'è tutto da guadagnarci per gli insegnanti e per gli alunni. Però sapete voi meglio di me le strutture quando sono rigide, quando è difficile riuscire a tagliare dei momenti interdisciplinari. Perché la chimica, oltre a stare in questa classe di scienze naturali, chimiche, fisiche, chimiche, eccetera, sta anche, dovrebbe essere in rapporto anche con la fisica. Non si capisce perché la fisica è quasi non una scienza. Da un lato ci sta scienza e dall'altro ci sta fisica, quasi come se fosse una cosa a parte, stranamente a parte. E la stessa matematica, mi sembra che sia abbastanza generale da poter dover interagire con tutte queste discipline. Quindi queste interazioni io, come piccolo consiglio, vi do di cercarle, di vedere cosa si può fare per ritagliare dei tempi fissi di interazione, perché i problemi sono sempre interdisciplinari, solo dal confronto, solo dalle, si possono avere prospettive diverse, se no sono modi di vedere indipendenti. E una volta che uno ha tirato fuori anche gli aspetti storici e epistemologici, si può interagire persino con materie più lontane, con la storia sicuramente, perché abbiamo detto la rivoluzione industriale e la termodinamica. Si può interagire con la filosofia, perché questi sono punti di vista filosofici, il positivismo e via di seguito. Si può interagire persino con l'arte, la chimica è strettamente legata. Basta pensare alla bellezza artistica delle molecole, alla simmetria, ai problemi che c'hai in ambito artistico. Tutte queste interazioni, la chimica può interagire con l'italiano. La chimica è un linguaggio per le altre discipline. Che significa un linguaggio, un lessico da costruire? Tutte queste problematiche possono e dovrebbero trovare attenzione. Io preferirei che fosse fatto prima, nel senso che nel momento in cui si forma un docente, tutte queste cose fossero già sviscerate prima. Poi il singolo docente le coniuga nel suo ambiente specifico, ma non mi sembra il modo migliore di procedere che prima li faccio disciplinare e poi pretendo che facciano queste cose. Allora, avviamoci un po' verso la conclusione, perché più o meno siamo intorno a quei minuti lì che mi ero proposto di fare. Abbiamo visto quindi gli aspetti storici e epistemologici della scienza in generale e ce ne siamo concentrati su quattro di questi aspetti: scoperta e invenzione, oggetto scientifico con l'esempio di modello di esperimento, procedimento scientifico con la situazione problematica, scienza o scienze a seconda della disciplinarità e delle prospettive diverse. Una volta impostato in questo modo, abbiamo fatto vedere che la chimica è una scienza sistemica, cioè costruisce passo passo il suo oggetto di studio e anche sistemicamente si deve rapportare alle altre discipline e all'ambiente storico-economico in cui di volta in volta si posiziona. Questo approccio va ricercato a scuola, ma va anche utilizzato nella società, perché poi i ragazzi che escono dalla scuola al 99% non faranno più chimica, perché quelli che vanno a materie scientifiche, ma se sono l'1% è già una quota abbastanza alta. Quindi se poi nella società ci hanno da parlare di industria, inquinamento, rifiuti, tecnologie, eccetera, e si basano su quello che gli avete dato voi. Quindi su questo riflettiamoci, che serve la chimica per chi deve poi continuare la chimica, deve andare a biologia, deve andare a farmacia, ma serve anche la chimica per chi va a legge e poi dopo fa il giudice e fanno delle cose che significano non hanno mai visto un ambito scientifico in vita loro. Una volta che uno l'ha impostato così, allora si capisce anche il rapporto, almeno come lo vedo io, tra chimica e cultura. Perché solo in questo modo qui non diventa più informazione, ma diventa formazione. Ok.
il principio di conservazione del peso e ho preferito fare questa scelta proprio per cercare di far vedere in un esempio specifico i passaggi. Quando Giovanni nella sua introduzione parlava del fatto che senza i problemi da cui c'è la necessità di dare le risposte, senza le domande, le risposte che sono? Il nulla. Il nulla non sono parole di Giovanni, sono mie parole. Allora, la prima risposta che do, perché le leggi macroscopiche costituiscono le basi teoriche della chimica. Io penso che non sia immaginabile, perlomeno io non riesco a immaginarlo, l'insegnamento della fisica del Novecento senza l'insegnamento della fisica classica, di quelle acquisizioni fondamentali che vanno, si dice, da Galileo a Newton e non solo a loro. Nella fisica avviene così. Nella chimica, la chimica classica sostanzialmente è sparita. La chimica che si insegna prevalentemente è la chimica del Novecento. In secondo luogo, perché realizzano un passaggio graduale, le leggi macroscopiche, dalle concezioni di senso comune agli aspetti più formalizzati della chimica. Il rischio altrimenti è quello di costruire un edificio teorico senza basi, senza fondamenta. E se io pensassi di costruire una casa senza basi, senza fondamenta, crollerebbe ovviamente tutto. Non sarebbe possibile. Quando siamo a scuola, io sono dell'idea che già a partire dalla scuola dell'infanzia, l'insegnamento è possibile se uno ha delle competenze disciplinari. Scuola dell'infanzia. Ma competenze disciplinari a tutti i livelli scolari, nella scuola dell'infanzia in particolare, per evitare tutte le disgrazie, cioè tutto l'insegnamento prematuro. E quindi ci vogliono delle competenze disciplinari per capire che cosa è sensato insegnare alle varie età. E contemporaneamente ci vogliono delle competenze di tipo pedagogico, metodologico, didattico. Perché poi quando sono a scuola, le competenze disciplinari sensate per quell'età, io le devo tradurre in processo di insegnamento-apprendimento significativo per gli studenti. Tuttavia, a differenza dei concetti operativi di tipo fenomenologico, quelli del primo ciclo, poi ci ritorno, i concetti, le leggi macroscopiche della chimica non sono in continuità con il senso comune. Molte di esse sono in stretto rapporto con esperimenti che è possibile effettuare, ma non sono leggi di tipo induttivo. Io ritengo proprio senza senso pensare di poter far capire agli studenti le leggi di Lavoisier, di Dalton, di Proust, eccetera, facendo qualche determinazione quantitativa di qualche reazione, fuori del contesto, fuori del problema. Faccio ossido in rame, determino, ammesso che funzioni dal punto di vista quantitativo, che veramente i conti tornino, io credo che sia difficile farli tornare, ma ammettiamo che tornino, e ho dimostrato la legge di Proust. Non ho dimostrato nulla, non ho fatto capire nulla. Quindi l'utilizzo degli esperimenti a scuola, se non siamo in un contesto epistemologico consapevole, tutte le cose che diceva Giovanni nella prima parte non solo, danno il contesto, rischiamo di essere inefficaci. Sono invece le leggi e i concetti, non ci sentivamo da 15 anni. Lui ha usato il discorso a un certo punto della scoperta e della creazione. Sono completamente d'accordo con tutto il discorso che ha fatto e qui però aggiungo. Sono invece il frutto di atti creativi di grandi scienziati che hanno saputo inventare, non scoprire, inventare delle ipotesi che andavano oltre molto i dati dell'osservazione. Le leggi fondamentali della chimica non possono quindi essere insegnate
con l'impostazione operativa che sarebbe adatta al primo ciclo. Dal mio punto di vista, gli ambiti fondamentali della chimica per l'insegnamento, perché da un punto di vista epistemologico la distinzione che faceva Giovanni fra mondo macroscopico e mondo microscopico è quella, direi, più condivisa, più importante a un certo livello. Ma se voglio discendere da una riflessione epistemologica a delle scelte poi pedagogico-didattiche, io individuo 5 livelli, volendo dire che le leggi macroscopiche che sono collocate qui al secondo livello, se lo studente che ho di fronte nel biennio è uno studente che nella scuola del primo ciclo non ha fatto un percorso sensato di tipo operativo, di tipo fenomenologico, le leggi macroscopiche su cosa le vado a costruire? Sul nulla. Per cui quando ai vari livelli scolari ci poniamo il problema di che cosa insegnare, l'altro aspetto che purtroppo, con cui purtroppo dobbiamo fare i conti, sono uno, le ore innanzitutto, perché se sono nello scientifico, scienze applicate, vabbè, ho tante ore e qui penso che uno sviluppo coerente dell'insegnamento delle discipline scientifiche, biologia, chimica, geologia, sia possibile, ma se c'è consapevolezze. Perché ho la sensazione, per esempio, può darsi che sbagli, che nel biennio dei licei scientifici si continua a insegnare la chimica facendo riferimento al quarto livello. Partendo dal quarto livello, quando le indicazioni ministeriali, a cui poi ritornerò, dicono che nel primo biennio per la chimica occorre insegnare la chimica classica. Già anticipo una cosa che poi riprenderò. Per quello che ho potuto analizzare, io considero le indicazioni ministeriali per i licei, le indicazioni, prima si chiamavano programmi, e quindi i programmi più belli dell'Unità d'Italia ad oggi, nonostante fatti ai tempi della Gelmini, nonostante la commissione che le fece era ministro la Gelmini. Quindi incomincio a fare un'affermazione, programmi magnifici, ma programmi magnifici sapendo, pardon, non programmi, indicazioni magnifiche, perché qui c'è di mezzo il mare. E in che senso il mare? Queste indicazioni, chi prende poi gli obiettivi? Perché il limite che ha l'indicazione è che c'è troppa roba nello scientifico normale, oppure nel liceo classico, eccetera. Troppi obiettivi, mentre per le scienze applicate vanno bene. Gli obiettivi nelle indicazioni non sono prescrittivi. Non avere questa consapevolezza e prenderli come prescrittivi vuol dire non aver capito che cosa è successo nella scuola dall'autonomia scolastica in poi, quindi da circa 17-18 anni, proprio nell'impianto della scuola. Non esistono più programmi, abbiamo indicazioni. Allora dicevo, se sono in un biennio, a mio parere dovrei insegnare la chimica classica, innanzitutto la chimica che parte da Lavoisier. Ma se ho studenti che nel primo ciclo gli hanno fatto corbellerie dai manuali che scimmiottano l'insegnamento di nuovo della chimica del Novecento e non hanno costruito nulla, non c'è una base fenomenologica, io penso che il primo anno del superiore occorra prendere il discorso ancora più da lontano, perché altrimenti ragioniamo intorno a cose senza basi, le basi iniziali, che dovrebbero essere costruite dall'infanzia ai 14 anni, nel primo ciclo, sono, dal mio punto di vista, affrontare alcuni fenomeni chimici, fisici, passaggi di stato, ma affrontarli in un modo significativo. Dal mio punto di vista, gli esperimenti fino a 15-16 anni
sono fondamentali. Perché dico fino a 15-16 anni? Perché quando sono nei trienni, sto ragionando sempre in trienni in cui la chimica c'è anche nel biennio, perché se ragiono con trienni dove parte nel terzo anno, il discorso cambia evidentemente, perché devo fare riferimento ad una chimica innanzitutto che sarebbe da biennio, ovviamente. Perché nei trienni, se ho uno sviluppo in verticale, fare riferimento a esperimenti diventa molto più complicato, che sono esperimenti più complessi, tempi lunghi, aspetti quantitativi. Ma in linea di massima gli esperimenti, se possibili, non riesco a capire come si possa insegnare materie scientifiche senza avere un appoggio in esperimenti. Non riesco a capirlo. E però poi aggiungo, gli esperimenti nella tradizione, per esempio, cioè, che io ho conosciuto, io ho insegnato un po' di anni fa in ITI per chimici, poi per geometri, cioè gli esperimenti spesso in queste scuole dove nel passato c'era ancora più laboratorio erano ricette, erano esperimenti senza vita, non erano il punto di partenza della problematizzazione, non erano raccordati allo sviluppo teorico. Non sto a commentare la seconda parte che, diciamo, si rifà alle considerazioni di Giovanni. A questo punto, pur andando veloce, leggo, e più o meno penso che leggerò tutto, 5 slide riprese dall'Indicazione Nazionale dei Licei. E perché riprese? Ma perché quello che dicono nell'introduzione all'insegnamento delle scienze sperimentali, prima di arrivare agli obiettivi, è un documento bellissimo, è un documento che non ha un eguale, per quello che io conosco, nella storia della scuola italiana. In tale percorso riveste un'importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tale discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del fare scienza. Attraverso l'organizzazione e l'esecuzione di attività sperimentali che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe sul campo. Qui vuol dire che se sono in una scuola dove non c'è il laboratorio, e francamente avere scuole superiori senza laboratorio la dice lunga sulla consapevolezza della classe politica rispetto a queste questioni. Scuole dove non ci sia un laboratorio di informatica, penso sia difficile trovarle oggi. Dove manca il laboratorio scientifico, ogni tanto, purtroppo, sento che non c'è. Però, come dire, il fatto che poi ci siano e rimangono chiusi questi laboratori, mal utilizzati, è l'altro versante della medaglia. E quindi, se il laboratorio non c'è, è chiaro che non è la stessa cosa. Perché avere un luogo fisico è importante. Però io sostengo che alcune cose, molte meno ovviamente, sia possibile farle in classe. E sia possibile farle in classe con modalità diverse da quello che può offrire un laboratorio. Perché con un laboratorio, se ho le ore adeguate, posso far lavorare gli alunni direttamente. Se opero in classe, evidentemente, questo non è possibile. Ma il ragionamento di questa introduzione continua dicendo delle cose che io ritengo importanti sul piano epistemologico e realistiche, quindi realistiche e importanti. Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto. O perché proprio non c'è laboratorio e quelle esperienze in classe non si può fare, oppure perché in certi casi certe esperienze non è possibile farle in laboratorio, anzi direi a volte le esperienze più significative non è possibile. Io farò riferimento nella mia esposizione ad un'esperienza fondamentale di Lavoisier e quell'esperienza a cui farò riferimento non è possibile farla. Non è possibile proprio per tutti gli accorgimenti, le precauzioni che Lavoisier stesso adottò quando la fece.
Ad esempio, attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l'utilizzo di filmati, simulazioni, modelli, esperimenti virtuali, la presentazione anche attraverso brani originali di scienziati, di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. Allora, io sostengo che quando gli esperimenti sono possibili non c'è animazione che tenga, occorre fare gli esperimenti, ma in certi casi non è possibile farli e in altri casi gli esperimenti sono non fattibili perché troppo complessi. In questi casi avere delle animazioni, che non è la stessa cosa dell'esperimento, ma può essere un succedaneo. L'esperimento è infatti un momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio, in tutti gli ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell'indagine scientifica. Quindi, sia gli esperimenti che li facciamo o che li utilizziamo, nel senso che sto dicendo, non è l'esperimento in sé che è significativo, è il contesto problematico in cui l'esperimento è inserito. Fuori di un contesto problematico, direi, può essere una cosa più o meno piacevole, ma dal punto di vista dello sviluppo di competenze disciplinari, di competenze culturali, di competenze trasversali, direi ben poco significante. Mi soffermerò nella mia, diciamo, presentazione proprio per cercare di, da questa introduzione che ho fatto, di calarmi su un esempio specifico, sull'esempio della legge di conservazione del peso. Ovviamente non è che non so, mi sono dimenticato che oggi si dice di massa, legge di conservazione della massa, però io ho continuato, finché ho insegnato, a chiamarlo conservazione del peso, proprio perché, come dire, in ambito chimico è stato utilizzato questa formulazione per molto tempo. È ovvio, c'è un secondo motivo. Se noi siamo in un biennio del superiore, abbiamo la certezza che la distinzione peso-massa sia stata compresa dentro il percorso di fisica in modo significativo? Io ho molti dubbi, molti dubbi. Il principio di conservazione del peso è evidentemente uno dei principi fondamentali della chimica. Esso asserisce che durante una trasformazione chimica il peso totale non cambia. Durante una trasformazione chimica, riprendendo cose che diceva Giovanni prima, tutto cambia. Avevamo determinate sostanze, poi ne abbiamo altre che non hanno nessuna caratteristica in comune dal punto di vista macroscopico. Quello che non cambia è il peso. Ma questo principio, a differenza di altri principi, perché quando parliamo delle leggi di Dalton, della legge di Proust, come dire, già la formulazione di queste leggi direi che è molto più ostica, ma la legge della conservazione, il principio della conservazione del peso, come dire, è un'affermazione banale da un certo punto di vista, perché, come dire, è risaputo, è ovvio che c'è la conservazione, ma poi più che risaputo è ovvio, come dire, siccome non c'è molto pensiero sopra, sto parlando nella trattazione manualistica e quindi nella testa degli studenti, e per cui se a matematica 2 più 2 fa 4, ma perché non deve essere così? Quindi c'è un mescolamento di pregiudizi, di preconoscenze, di cose che sono ovvie in altri ambiti, il trasferimento di queste consapevolezze di altri ambiti alla chimica. Ma ricordo
come delle una bella citazione di Popper, dove dice che 2 più 2 fa 4 se siamo sicuri che nulla cambi. Ma nella matematica, nella parte della matematica che ci riferiamo alla matematica come astrazione, e ovviamente nulla cambia, la realtà cambia tutto. Quindi nella realtà capire quando 2 più 2 fa 4 lo posso applicare è molto più complesso. Come questo principio è affrontato nei manuali, io penso che forse sarebbe meglio neanche insegnarlo, perché è talmente senza problema, per cui lo studente che lo studia, se lo si interroga ripeterà, ma senza capire nulla, perché è problematico, è senza senso. D'altra parte, senza questo principio la chimica non esisterebbe. Senza la costruzione, l'invenzione di questo principio da parte di Lavoisier, e siamo nella seconda parte del Settecento, in particolare l'anno cruciale è il 1772, poi vi sono i 10 anni successivi dove l'edificio della chimica viene costruito a partire dalla intuizione di questo principio. In realtà poi dirò, non è l'intuizione soltanto di questo principio, nella misura in cui intuisce questo principio, connesso vi sono tanti altri aspetti correlati. Allora io ritengo, in questo senso di nuovo in totale consonanza con Giovanni, che se non ricostruisco il contesto per cui questo principio può riacquistare vita, senso, significato, questo principio è meglio non insegnarlo. Però non insegnarlo vuol dire non insegnare la base della chimica. Il titolo del mio intervento è La narrazione della chimica, mi sembra, la chimica classica o qualcosa del genere, la narrazione. Ecco, forse facevo metterlo fra virgolette, questa narrazione, perché quando penso all'importanza della narrazione in chimica, non penso alle narrazioni che troviamo nei manuali. Per cui qualche medaglione, opera e vita dello scienziato del chimico, qualche aneddoto, robe di questo tipo. Qui uno le può anche fare, ma che cosa c'entra con la comprensione dei concetti di base della chimica o della fisica, della scienza in generale? Non c'entra nulla. La narrazione a cui faccio riferimento è la narrazione brunneriana. Quando cito Brunner, cito uno dei quattro grandi, dal mio punto di vista, della psicopedagogia degli ultimi 120 anni. Io continuo a dire del nostro secolo, ma in realtà del secolo passato, del Novecento. E quali sono questi quattro grandi? Sono Dewey, Piaget, Vygotsky, Brunner. E quando ci poniamo il problema di trovare metodologie, approcci metodologici, pedagogici, didattici adeguati, i riferimenti fondamentali non possono essere interni alla disciplina, non possono che essere interni al mondo della pedagogia, della psicologia dell'apprendimento, della psicologia dell'educazione, dell'epistemologia e della storia della scienza della chimica, non interni alla disciplina. Sono alcune frasi riprese da questo libro importante di Brunner, di 20 anni fa, perlomeno la pubblicazione italiana, La cultura dell'educazione. Partirò da alcune affermazioni ovvie. Una narrazione comporta una sequenza di eventi ed è dalla sequenza che dipende il significato. La narrazione giustificata, quando narra qualcosa di inatteso, di imprevisto, di apparentemente assurdo o contraddittorio, lui sta parlando in generale,
non solo nell'ambito scientifico, in un buon romanzo regge se ha queste caratteristiche, dice Brunner. L'obiettivo della narrazione è di chiarire i dubbi, di spiegare lo squilibrio che ha portato all'esigenza di narrare la storia. Quando ci troviamo di fronte ai concetti scientifici, sono tutti concetti in genere o, come dire, di per sé assurdi o di per sé banali. Per cui, presi di per sé, ma che c'è da capire? In alcuni casi, in altri casi, il problema di capire neanche ce lo poniamo. O meglio, l'insegnamento manualistico neanche se lo pone. Il principio di inerzia. Un corpo si muove di moto rettilineo uniforme all'infinito. Ma chi è sta roba? Qualcuno l'ha mai visto un corpo di questo tipo? È un'astrazione, e grazie a questa astrazione è uno dei principi di fondazione della fisica classica. Per cui, in questo caso, un principio strano, assurdo, nell'altro un principio banale. Se non li facciamo in parte rivivere per capire dove sta l'importanza di questi principi, tutto ciò che ne discende è applicazione senza comprensione, senza significato delle conseguenze, se va bene. Prima di Lavoisier, qual era la situazione rispetto al peso? Qual era la situazione della chimica da questo punto di vista? Ma la chimica era, come dire, era la dimensione del magico, era la dimensione della creazione di cose strane che prima non c'erano, dove il peso in genere non si conservava, dove sparivano delle cose, in altri casi aumentava il peso, e quindi la consapevolezza dei chimici rispetto al peso era la chimica il luogo della non conservazione. Queste parole di Coiré le ritengo particolarmente significative, come questo piccolo libro di Coiré, Dal mondo del pressapoco al mondo della precisione. È curioso, 2000 anni prima di Pitagora, scusatemi, 2000 anni prima, Pitagora aveva proclamato che il numero è l'essenza delle cose e la Bibbia aveva insegnato che Dio aveva fondato il mondo sopra il numero, il peso e la misura. Tutti l'hanno ripetuto, nessuno l'ha creduto. Perlomeno, nessuno fino a Galileo l'ha preso sul serio. Nessuno ha mai tentato di determinare questi numeri, questi pesi, queste misure. Nessuno si è provato a contare, a pesare, misurare. O più esattamente, nessuno ha mai cercato di superare l'uso pratico del numero, del peso della misura nell'imprecisione della vita quotidiana. Contare i mesi e le bestie, misurare distanze e i campi, pesare l'oro e il grano, per farne un elemento del sapere preciso. Quindi non è che la bilancia non fosse usata, ma era usata per le esigenze della vita quotidiana. E le bilance che Lavoisier utilizzerà sono bilance, lui dirà, fatte dai migliori artigiani che fanno le bilance per la zecca, per le monete. Quindi non è che mancasse la precisione, mancava la consapevolezza teorica dell'importanza della misura nel campo della chimica, perché nel campo della fisica il percorso era iniziato 2 secoli prima, evidentemente, da Galileo in poi. La chimica diventa scienza con la scoperta di questo principio quantitativo da parte di Lavoisier, a partire dalla scoperta fondamentale del 72. Da allora la matematica della chimica è quella delle 4 operazioni delle proporzioni, della chimica di base. E dico, la chimica da questo punto di vista ha una matematica molto più elementare della fisica, molto più elementare, stiamo parlando a livello di base. Per cui dal mio punto di vista la chimica classica
si presterebbe molto per essere comprensibile molto più della fisica classica. Perché nell'ambito della dialettica della fisica c'è stato in questi 50 anni un dibattito se la fisica classica, se la meccanica insegnarla nel biennio. Perché molti erano arrivati alla conclusione che è troppo difficile. Il problema è come si insegna la meccanica. Perché se voglio insegnarla con una trattazione matematica sofisticata a partire dal biennio, è ovvio che è troppo difficile. Se si cerca la fisica di contestualizzarla, allora francamente non riesco a capire come si possa insegnare nel biennio in modo significativo le acquisizioni che vanno da Galileo a Newton senza la contestualizzazione e senza un raccordo con l'osservazione del cielo. Quindi con qualcosa che in genere non fa l'insegnante di fisica, lo fa quello di scienze che a un certo punto fa astronomia. In questo caso, se ci può essere accordo fra i due insegnanti, benissimo, altrimenti è l'insegnante di fisica che deve occuparsi anche dell'osservazione del cielo. Una collega del CIDE di Firenze, che insegna fisica e che da tanti anni sta cercando di insegnare in modo diverso, alla fine della classe prima dà ai suoi studenti delle consegne per compiti estivi di osservazione del cielo. Noi siamo tolemaici dal punto di vista, il problema è di fare il passaggio da Tolomeo a Copernico, e questo passaggio è contestuale alla fondazione dei principi della fisica. Se non ricordo male, perché non ho ricontrollato, vado a ricordo e potrei essere inesatto, queste parole Lavoisier le depositò in un plico da depositare presso, non mi ricordo chi, il segretario dell'Accademia. Perché avendo inventato questo tipo di considerazioni, voleva essere sicuro che la paternità fosse sua. Quindi prima di renderlo pubblico l'aveva depositato. E dice, sono circa 8 giorni che ho scoperto che lo zolfo, bruciando, invece di perdere peso, ne acquista al contrario. Questo aumento di peso deriva da una quantità prodigiosa di aria che si fissa durante la combustione. Questa scoperta mi ha fatto pensare che ciò che osservavo nella combustione dello zolfo e del fosforo avrebbe potuto aver luogo con tutte le sostanze che acquistano peso con la combustione e la calcinazione. Il ruolo dell'aria. Prerequisito per affrontare questo, evidentemente, alcuni passaggi da Torricelli a Boyle al ruolo chimico dell'aria, perché da Torricelli a Boyle è la scoperta, l'invenzione del ruolo fisico dell'aria. Il ruolo chimico, si dice in genere anche nei manuali, da Hales in poi, Black. Rispetto alle combustioni, però, questo ruolo chimico non aveva portato a capire che il ruolo dell'aria non è soltanto un ruolo di contenitore, ma è nell'aria c'è qualcosa che si combina. Per cui ci è voluto circa un secolo e mezzo per arrivare, prima di Torricelli, l'aria da un punto di vista di caratteristiche studiate non esisteva. Era uno dei 4 elementi, ma da un punto di vista, quindi aristotelici dell'antichità, ma da un punto di vista di studio più preciso, la fondazione è dalle scoperte di Torricelli nella prima metà del 600, arriviamo a Lavoisier. Qualche anno dopo, in questo bellissimo articolo sulla calcinazione dello stagno in recipienti chiusi, quindi dalle parole precedenti alle parole che andiamo a vedere passa qualche anno. Ed è in questo articolo, o perlomeno non asserisco che sia soltanto in questo articolo,
per la mia conoscenza, in questo articolo dove c'è la, come dire, la verifica della la constatazione e la enunciazione del principio della conservazione del peso. Però da un punto di vista didattico è anche necessario, per dire le prime due slide che andrò a leggere, fare constatare agli studenti alcuni aspetti che uno potrebbe dire: ma che ci interessa di questi aspetti? Andiamo al sodo. Ma per far capire la concretezza, le difficoltà del fare esperimenti, anche questi particolari li ritengo importanti. Quindi non dal punto di vista cognitivo, ma dal punto di vista di creare motivazione, interesse, quindi di far sì che la narrazione non sia soltanto arriviamo al dunque, al punto in cui la voce ci dice ho misurato e i conti tornano, ma cerchiamo di vedere anche aspetti di questo tipo. La bilancia di cui mi sono servito per tutte le esperienze in questa memoria è stata costruita da Chemin, aggiustatore della zecca, con delle precauzioni particolari. Essa può pesare fino a 10 libbre e credo che non esista nessun strumento di questo genere che sia più perfetto. Quindi cerca uno strumento particolarmente preciso. Lavoisier, prima di chiudere ermeticamente la storta, perché qual è il problema? Ma se io voglio constatare la conservazione c'è di mezzo l'aria, non è che la posso fare in recipienti aperti. Se la faccio in recipienti chiusi c'è il rischio che scoppi tutto. E vediamo cosa ci racconta Lavoisier. Prima di chiudere ermeticamente la storta, la sottopone ad un calore moderato per far uscire una porzione di aria. Questa precauzione è necessaria per evitare delle esplosioni che potrebbero verificarsi durante la calcinazione. Lavoisier ricorda altre precauzioni, quale la necessità di coprire il viso con una maschera di ferro dotata di lenti molto spesse in corrispondenza agli occhi per la pericolosità di questa operazione. Dopo aver introdotto in una storta di vetro una quantità nota di stagno, richiude ermeticamente l'estremità del collo del recipiente ed inizia il riscaldamento, dopo aver fatto l'operazione precedente. Dopo pochi minuti si forma una pellicola nera, ha inizio la calcinazione. Dopo mezz'ora la quantità di polvere nera non aumenta più. È ovvio percettivamente, visivamente. Dopo un'ora la storta viene lasciata raffreddare e ripesata. Lavoisier constata che il peso del recipiente chiuso, nel quale aveva introdotto il metallo, rimane sostanzialmente inalterato, mentre il peso del solo metallo calcinato aumenta. E questo lo può constatare quando va a aprire che è aumentato. A questo punto, poi lo riapriremo, chiudo il PowerPoint e anche se è una pagina e non so quanto riuscite a vederla, mi sembra importante leggerla. Per quanto decisive sembrassero queste esperienze, quelle di cui ho parlato ora, esse erano in contraddizione con quelle pubblicate da Boyle. Quindi l'importanza di rifarsi a chi prima ha cercato di capire. Nel suo trattato del peso della fiamma e del fuoco, questo celebre fisico aveva cercato di calcinare del piombo e dello stagno recipienti di vetro, chiusi ermeticamente. Era riuscito infatti a calcinarli, almeno in parte, e le calce che aveva ottenuto si erano trovate in qualche grano più pesanti rispetto al metallo impiegato. Boyle ne aveva concluso che la sostanza della fiamma del fuoco, nell'elenco dei 33 elementi ci sarà la sostanza della fiamma del fuoco. Quindi per Lavoisier, nonostante che abbia con questi esperimenti criticato, no, che
la sostanza della fiamma del fuoco sia in grado di aumentare il peso, però rimane questo aspetto, che la sostanza della fiamma del fuoco penetrava attraverso la sostanza del vetro, che essa si combinava con il metallo e che era a questa unione che era dovuta la conversione dei metalli in calce e l'aumento del peso che si acquistano. Ora, è indubbio che il fuoco è necessario per avere la calcinazione. Altro problema è che il fuoco sia determinante per aumentare il peso. Delle esperienze così precise, fatte da un fisico quale Boyle, erano ben capaci di mettermi in guardia contro la mia stessa opinione. Per quanto dimostrata essa fosse ai miei occhi, mi sono proposto di conseguenza non solamente di ripeterle tali e quali sono state fatte da Boyle, ma di aggiungere tutte le circostanze che mi sembravano adatte a renderle più concludenti ancora. Ecco dapprima il ragionamento che mi sono fatto a me stesso. Se l'aumento del peso dei metalli calcinati nei recipienti chiusi è dovuto, come pensava Boyle, all'addizione della sostanza della fiamma e del fuoco che penetra attraverso i pori del vetro e che si combina con il metallo, ne consegue che se dopo aver introdotto una quantità conosciuta di metallo in un recipiente di vetro ed averlo chiuso ermeticamente se ne determina esattamente il peso, se si procede poi alla calcinazione per mezzo del fuoco dei carboni, come ha fatto Boyle, e infine se si ripesa lo stesso recipiente dopo la calcinazione, prima di aprirlo, il suo peso deve trovarsi aumentato di tutta la quantità della sostanza del fuoco che si è introdotta durante la calcinazione. E abbiamo già detto prima che quando lui termina la calcinazione constata che il peso del recipiente chiuso non è cambiato. Se la causa fosse il fuoco, l'insieme recipiente più metallo in parte calcinato, dovrebbe pesare di più. Se al contrario, mi sono detto ancora, l'aumento di peso della calce metallica non è dovuto alla combinazione della sostanza del fuoco né di alcuna sostanza esterna, ma la fissazione di una porzione di aria contenuta nel volume del recipiente, il recipiente non dovrà essere più pesante dopo la calcinazione di prima, dovrà solamente trovarsi in parte vuoto d'aria, e non è che al momento in cui la porzione di aria mancante sarà entrata che l'aumento di peso del recipiente dovrà aver luogo. Sempre nell'articolo dice: quando andavo a aprire sentivo anche un sibilo, proprio perché rientrava dell'aria. Ma non riesco. No. In pratica, le teorie con cui Lavoisier si confronta sono da una parte quella delle particelle deigne, dall'altra quella del flogisto e dall'altra la sua ipotesi. E con la sua ipotesi, con la sua spiegazione del fenomeno della calcinazione, contemporaneamente, che cosa capisce Lavoisier? Capisce che vi è da una parte conservazione del peso, dall'altra che la trasformazione è dovuta non al fatto che
la sostanza calcinata o il combustibile perdono flogisto, ma è dovuta alla combinazione con l'aria. Con l'aria, perché arrivare a capire che l'aria è fatta di varie parti, di vari gas, e che quello attivo è uno, ci vorranno ancora un po' di anni. Mi avvio alla conclusione dell'intervento volendo evidenziare alcune cose. La prima considerazione: io ho cercato con un esempio di ricostruire in parte il contesto problematico. E però aggiungo, se mi limitassi per fare capire il principio di conservazione del peso a questo contesto problematico, sarebbe già qualcosa, ma in realtà se questa legge, oltre che cercare di problematizzarla come ho cercato di far vedere, non la metto nel contesto, diciamo, dei concetti connessi e dall'insieme viene fuori il significato, rimane comunque un lavoro monco. Per cui l'insegnamento dovrebbe essere organizzato per percorsi di insegnamento che durano mesi, che poi le ore che abbiamo a settimana sono 2-3 ore alla settimana, per la chimica sicuramente, e non per, come dire, piccoli moduli di 4-5-6 ore fra loro sconnessi, dove ogni nuovo modulo è un qualcosa, sì, più o meno connesso, ma molto vagamente. Allora, quali sono la rete di concetti dentro le quali il principio di conservazione del peso trova, come dire, il suo significato? Alcune cose le ho già accennate: la scoperta delle proprietà fisiche dell'aria, la chimica dei gas, la calcinazione dei metalli, è quella di cui parlavamo, la scoperta fondamentale di Lavoisier, il concetto di sistema chimico chiuso. Allora, in genere, quando parliamo di conservazione del peso, dobbiamo essere sicuri che chi reagisce, per dire che il peso si conserva, per poterlo constatare, che le sostanze che reagiscono e quelle che si ottengono costituiscono un sistema chiuso. Perché se non un sistema chiuso, il principio di conservazione del peso è sempre operante, ma noi non siamo in grado di constatarlo, evidentemente. Quindi questo aspetto, che sembra un aspetto marginale, dal punto di vista costitutivo della chimica, è un punto fondamentale. Il principio di conservazione del peso, l'abbiamo detto, la centralità dell'ossigeno. Da qui si dipana tutto il resto, sempre della parte della chimica lavoisieriana: il concetto moderno di elemento chimico, la gerarchia composizionale delle principali sostanze inorganiche, la riforma della nomenclatura, il passaggio dall'analisi qualitativa all'analisi quantitativa, la composizione elementare delle sostanze. Queste sono le basi da cui la legge di Proust ha un senso ed altro non senso. Quindi tutto, a mio parere, è estremamente connesso. Ho rimesso in evidenza come Lavoisier concepisce la calcinazione, a differenza della teoria del flogisto o delle particelle ignee. Dentro quella schematizzazione, metallo più aria, che dà calce metallica, dove il peso si conserva, qui dentro c'è già gli elementi chimici, c'è già la gerarchia composizionale, c'è già tutto il resto. C'è già, non nel senso che quando Lavoisier arriva a capire queste cose con l'esperimento dello stagno ha già capito tutto. Per arrivare, diciamo, alla compiutezza della sua costruzione, io penso che siano passati 15 anni circa. Quindi, per arrivare a delineare tutto il quadro, ci è voluto un cammino lungo. Per arrivare a capire che il componente dell'aria, che l'aria non è tutta attiva, c'è un componente attivo, mi sembra che ci siano voluti 5-6 anni dal 72. Cosa intendo per gerarchia composizionale? Intendo sostanzialmente
il fatto che partendo dagli elementi abbiamo poi, come dire, un primo livello, da una parte ossidi, dall'altra, usando il linguaggio vecchio, anidridi, e sopra abbiamo i sali. In realtà il livello più alto della relazione che c'è fra sali e calci metalliche e anidridi l'avevano capito prima di Lavoisier. Lavoisier, non mi ricordo in quale scritto, dice: la più grande acquisizione teorica che i nostri predecessori ci hanno lasciato è la consapevolezza che, come dire, i sali si ottengono dalla combinazione di acidi e di basi. Poi è ovvio che noi poi sapremo e sappiamo che i sali si possono ottenere in tanti altri modi, non soltanto in quel modo, ma dal punto di vista di complessità composizionale, se alla base abbiamo gli elementi, poi abbiamo la combinazione con l'ossigeno, ossidi e anidridi, poi abbiamo i sali. Quindi, in un certo senso, prima si è capito il livello più alto, mancava la base, la relazione, perché se guardo a questa trasformazione con la teoria del flogisto, le cose vanno all'opposto. Appare più elementare l'ossido del metallo. Chiudo ritornando a Brunner. Non intendo sottovalutare l'importanza del pensiero logico-scientifico, ma non è mistero che a molti giovani che oggi frequentano la scuola la scienza appaia disumana, fredda e noiosa, un po' la tua partenza. Malgrado gli eccezionali sforzi degli insegnanti di scienze e di matematica e delle loro associazioni, la scienza dei manuali, io penso che non possa che apparire in questo modo, oltre che incomprensibile. Incomprensibile perché risponde a domande non poste, a problemi non posti. Può darsi che abbiamo sbagliato staccando la scienza dalla narrazione della cultura, una sintesi forse necessaria. Un sistema educativo deve aiutare chi cresce in una cultura a trovare un'identità al suo interno. Se questa identità manca, l'individuo incespica nell'inseguimento di un significato. Solo la narrazione consente di costruirsi un'identità e di trovare un posto nella propria cultura. Le scuole devono coltivare la capacità narrativa, svilupparla, smettere di darla per scontata. Grazie. Giovanni. Io sono commossa, devo dire, perché siete stati tutti e due bravissimi e sono molto orgogliosa di avere delle relazioni con voi. E se insomma ci sono domande da fare. Cioè, sì, c'è da rompere il ghiaccio. La considerazione. Voi e noi, ma come ci siamo formati? I nostri insegnanti, i nostri professori, quale coscienza didattica hanno avuto? Perché noi oggi ci poniamo tutte queste domande. Io nel mio piccolo, sarà che forse ho fatto il liceo classico e poi ho scelto una facoltà scientifica, alcune cosine, come diceva il professor Villani, ho cercato di realizzarle nel mio piccolo, in base alle mie modeste capacità. Direi che a volte ho trovato la collaborazione di colleghi. Io per esempio penso che una disciplina sia veramente, abbia delle potenzialità interdisciplinari enormi, la storia dell'arte, ma tutte le discipline hanno queste potenzialità. Io penso che si debba molto collaborare fra gli insegnanti, dobbiamo cercare secondo me di abbattere a volte delle
dei muri, no, che si vengono a creare anche all'interno di un contesto, di una scuola. Io sono al liceo Dini e come anche altre mie colleghe qui oggi, ecco, c'è sempre questo muro, questa barriera fra gli insegnanti di chimica e gli insegnanti di fisica, e direi anche fra fisica e matematica. Bisogna riuscire a superare queste barriere. Io penso che voi scienziati l'abbiate fatto sempre e dovremmo farlo anche noi. Certo, richiede un po' di sforzo, un po' di anche di in certi momenti la collaborazione con i colleghi può venire a mancare, però i ragazzi sono in gamba oggi e certo, ricostruire il percorso della scienza durante i secoli non è facile, dobbiamo studiare molto, anche perché quando ci formiamo all'università, come diceva il professor Villani, questa formazione non l'abbiamo, o nasce dentro di noi il desiderio, oppure come ci viene data. Io volevo porre una domanda, cioè questo approccio, insomma, che condivido pienamente, però è un approccio che richiede del tempo e, come tutti noi sappiamo, cioè il tempo che abbiamo a disposizione è un tempo molto limitato all'interno dell'orario settimanale e, diciamo, se ci approcciamo così a tutte le problematiche, ne sviluppiamo poche rispetto a quelle che sono le indicazioni. Come risolvere questo, se c'è una proposta di soluzione? Io inizierei a rispondere alla prima, sì. È più vasta, e poi alla seconda inizierei a rispondere, non perché la prima non voglio rispondere, ma inizierei dalla seconda, perché la prima aspetto anche che Giovanni risponda. Dunque, è indubbio che forse non solo in Italia, ma in Italia la situazione, diciamo, è complessa e si dice e si scrive a livello dei principi, delle norme, quindi a livello ministeriale, no? Tutto è il contrario di tutto, no? E quindi, come dire, norme, come dire, sicure rispetto all'affermazione che andrò a fare, ci sono, ma uno potrebbe dire, però ci sono anche altre norme o consuetudini che poi negano quello che stai dicendo. Allora inizio allora a dire quali sono le norme nuove, lo richiamavo prima e lo riprendo ora. Norme, ma anche senso comune, considerazioni, e la norma è la norma dell'autonomia. E qui, dall'autonomia dire che non esistono più programmi, perché i programmi come formulazione esistono fino al 99, quando entra in vigore il regolamento dell'autonomia. Nel primo ciclo, anche se si chiamavano programmi, in realtà erano stati aboliti già da 20 anni. Perché se uno va a vedere i programmi della scuola media del 79, della primaria dell'85 e li legge, non erano più programmi. E non lo erano perché non c'erano più prescrizioni di contenuti. Dall'autonomia in poi, prescrizioni di contenuti non esistono più. Allora, quando uno va a vedere, io prima ho detto le indicazioni dei licei magnifiche, e però ho detto magnifiche per quelle considerazioni, anche per l'elencazione proprio delle tematiche. Prima l'ho detto, ora lo riprendo in modo più dettagliato. Qual è, diciamo, ciò che non torna? Che più o meno gli obiettivi che vengono indicati sono gli stessi a scienze applicate e al classico, dove le ore sono 10. Di là non mi ricordo se 22 o 23 o quello che è. Non gli stessi, ma quasi. E allora c'è qualcosa che non torna. Però, come dire, avendo chiaro che, come dire, il vincolo non sta negli obiettivi, il vincolo sta
in un documento che forse molti insegnanti non sanno neanche che esiste, ed è il PECUP, il profilo delle competenze di uscita, e la prescrizione, ciò che è prescrittivo, è lo sviluppo delle competenze, non i contenuti. La logica dei programmi era: ti metto dei contenuti e devi farli. Quindi siamo da una parte. Dall'altra, tutto, diciamo, lo sviluppo della scuola negli ultimi, ma direi 30 anni, ma 15 anni, però ci viene posto in un modo che rischia, a mio parere, di rendere la scuola insignificante. Cioè, il problema che ci viene posto qual è? Gli studenti che non demotivati, gli studenti che non studiano, gli studenti che non capiscono. Ad ogni livello scolare si riparte sempre, ora sto, vado un po' in modo grossolano. E allora le indicazioni ci vengono date, dovete coinvolgerli, motivarli, dovete addirittura, e io condivido, c'è un libretto che consiglierei la lettura a tutti, che è Tutta un'altra scuola di Stella, Giacomo, non me lo ricordo, come? Ecco, Gian Antonio Stella, è un libretto direi magnifico. Il succo è: non dovete più insegnare, il succo, dovete organizzare la classe in modo tale che la conoscenza venga costruita. Allora, un'affermazione di questo tipo non la faranno tutti i pedagogisti, i psicologi, ma che al centro della scuola ci debba essere non più l'insegnamento, ma lo studente, la motivazione, il coinvolgimento e lo sviluppo di competenze, non di nozioni fragili che dopo le verifiche si dimenticano. Questo è quello che ci vengono detto da tutti sostanzialmente. Qual è poi la contraddizione? Perché sennò, se mi limitassi a dire solo queste cose, non dimenticherei. Quando poi si va a vedere, soprattutto per le discipline sfortunate che arrivano all'esame di maturità, no? E che non finiscono prima, allora, cioè quello che viene confezionato dai ministeriali è la follia. È la follia. E quindi c'è qualcosa che non torna. E l'esempio che io faccio è le prove che sono state, quelle di cui ho saputo e letto e discusso, di fisica per la terza prova, perché quest'anno circolava la voce che forse usciva fisica. Allora, la seconda. E l'analisi che il gruppo del CIRI di Firenze di fisica ha fatto di queste simulazioni, mentre molti insegnanti sono rimasti turbati dalle simulazioni di fisica, proprio nel merito, il gruppo del CIRI di Firenze ha detto belle, quindi proprio perché c'è un ragionamento. L'unico problema, belle, se invece che fare la fisica del Novecento 3 ore in terza la facessimo 10 ore, e allora belle. Quindi chi fa queste cose, da una parte una innovazione, nel senso che non viene riprodotta l'applicazione usuale, ma senza rendersi conto che in 3 ore alla settimana in classe quinta devono fare la fisica del Novecento con tutto quello che è la fisica del Novecento. Quindi contraddizioni esistono, però la tendenza prevalente delle norme, l'autonomia da una parte, delle indicazioni ministeriali rispetto all'apprendimento, lo studente, la motivazione, la relazione, eccetera, eccetera, ci dicono tutto questo quadro, che occorre fare i conti con le ore che abbiamo. Per cui se la chimica ce l'ho per 2 anni, per 6 ore, ho questo contenitore solo nel biennio. Se ce l'ho per 5 anni, 10 ore, un altro, fare i conti col contenitore, il tipo di studenti. Essere in un professionale o in un tecnico o in un liceo sono contenitori ben diversi e, dal mio punto di vista, concentrandosi a partire dalle fondamenta. Perché se io anche mi concentro, quindi meno cose, ma parto dalla chimica del Novecento, io penso che sia impossibile far capire qualsiasi cosa che abbia significato se non ho costruito dei passaggi precedenti. E quindi è ovvio che implica fare scelte radicali sul quanto,
ma le scelte radicali sul quanto? Quando mi sono posto questo problema, circa 30 anni fa, quindi a metà degli anni 80, direi che allora queste cose, no? E proprio per non essere ostacolato nelle scelte che allora io feci, come dire, operai di nascosto. Nascosto vuol dire che in teoria io iniziai nell'85 a non usare più il manuale. Cioè, mi obbligavano ad adottarlo e lo adottavo, ma non lo usavo. E insegnavo in modo diverso. In teoria sarebbe stata una sperimentazione di fondo. E allora esisteva il principio che dovevo chiedere l'autorizzazione, dovevo portarla al collegio e chiedere l'autorizzazione, ed è la cosa che non feci, perché sono sicuro che se avessi chiesto l'autorizzazione al collegio me l'avrebbero bocciata. E aspettavo che qualcuno, no, casomai, mi ostacolasse poi. Ma quando vedi che gli studenti sono coinvolti, motivati, è un po' difficile a quel punto che qualcuno ti interrompa il cammino e il percorso. E difatti nessuno mi ha mai interrotto il cammino e il percorso. Quindi, rispetto a 30 anni fa, oggi il quadro è completamente diverso. È un quadro che in teoria dice queste cose. Dico in teoria perché poi ci sono le contraddizioni di cui parlavo. Io vorrei un attimo invece ritornare alla prima domanda, perché io ci ho un po' cercato di battere sul fatto che si può fare tante cose a posteriori, anche questo corso di aggiornamento, queste chiacchierate servono a problematizzare le cose e a mettere delle toppe a qualcosa costruito male dall'inizio. Ovviamente la situazione è questa, non è che la possiamo, se noi ci avessimo la possibilità di ripartire da zero e cambiarla effettivamente, io direi se impostiamo come si fa all'università le cose e ce le troviamo già fatte poi quando uno va a insegnare. Purtroppo questa possibilità non ce l'abbiamo. Comincia a esserci la consapevolezza anche a livello dell'università che un po' di didattica serve anche lì, piano, poco, però piano piano questa consapevolezza si sta cominciando quasi a inserire nell'università. Però siamo ancora proprio ai primordi di questa consapevolezza, quindi continueranno all'università a fare le lezioni frontali, a fare tutti i concetti senza problematizzarli, a fare i manuali con l'elenco delle scoperte. Poi verrà il momento in cui l'insegnante dovrà andare in classe. Se c'è stata una fase intermedia tra l'università e questa fase, allora possiamo cercare di introdurlo in questo secondo momento. Se non c'è stata questa fase intermedia, come la maggior parte di voi non l'ha avuta questa fase intermedia, mi sembra non tutti quanti hanno fatto SIS, TFA o cose del genere, ammesso che l'abbiano mai fatto queste cose al SIS e al TFA, ammesso e non concesso. Io, a dire il vero, alla SIS Toscana lo facevo. Io ho fatto 8 dei 9 anni alla SIS Toscana, qui a Pisa, e facevo 40 ore al primo anno e 40 ore al secondo anno. Per la classe a 0,60 e facevo queste cose qui. Quindi se qualcuno per sbaglio è venuto in quei 9 anni che ci sono stati, 8 anni, 9 anni che ci sono stato io, almeno le ha sentito nominare queste cose. Anche lì trovavo difficoltà, perché mi arrivavano gente già laureata a cui dovevi cercare di ristrutturare il modo in cui avevano appreso le cose. E ristrutturare è sempre una fatica. Sarebbe meglio costruire prima bene invece di ristrutturare, ma che vogliamo fare? Purtroppo la realtà è questa. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di stimolare i docenti più volenterosi a mettersi in gioco, a cercare di cambiare un pochettino, magari gradatamente, a cercare insieme di trovare delle strade per poterlo fare. Tutto qui.
Ok. Mi si sente. A riprova di quello che dicevi te sui sul fatto che i ragazzi capiscono in realtà cosa vuol dire il principio di Lavoisier e la conservazione della massa, mi è capitato di fare un'esperienza. Ho creato un questionario che poi ho distribuito nella mia scuola, quindi non necessariamente ai miei ragazzi, e dicendo loro appunto: ho 5 grammi di sale, 20 grammi di acqua, li mescoli, li pesi prima, li pesi dopo. Secondo te cosa succede e cosa trovi? Mi si è aperto un mondo, perché infatti il 70% rispondeva in modo corretto, ma il 30-40% dei ragazzi ha risposto che trovava una massa, un peso minore. Altri ragazzi rispondevano un peso maggiore, altri scompare. Cose che in effetti dicevo, ma allora noi insegnanti di chimica non riusciamo a trasmettere nulla ai ragazzi, perché di fatto l'applicazione di quello che loro teoricamente avevano studiato in un caso pratico banale poi non trovava rispondenza nelle loro risposte. Cioè, in teoria l'enunciato di Lavoisier lo conoscono perfettamente, però poi gli pone un problema basilare, elementare direi, e rispondono in modo assolutamente astruso o assolutamente, cioè non applicano di fatto quello che in teoria dovrebbero sapere. Mi chiedevo, è successo anche a voi? Avete provato poi a verificare quanto di quello spiegato in classe poi ritorni indietro? E questa mancanza di consapevolezza e di rispondenza con quello studiato e quello che poi in pratica loro osservano, a cosa è dovuto secondo te? Io un'idea me la son fatta, però volevo la tua opinione. Ma io prima che lui ti risponda, perché ovviamente c'ha molto più esperienza di me su questo, ti risponde lui, volevo fare una considerazione. Si crede che il principio di conservazione del peso, della massa, come lo vogliamo chiamare, sia una cosa intuitiva, sia una cosa normale, e che quindi non ci si debba battere più di tanto perché è scontato. In verità, se ci riflettete, è un principio che arriva, cioè c'ha storicamente tanti aspetti, a partire dagli atomisti greci e via di seguito, ma anche proprio storicamente non è così automatico e scontato. Vuol dire che anche a livello di chi ci riflette sopra, il filosofo, lo scienziato, non è una cosa così intuitiva e così certa come si vuol far passare, e che quindi non c'è bisogno di batterci molto. Se ci riflettete, anche i ragazzi sono abituati a vedere nei film, per esempio, che mettono a terra una cosa, una piccola sostanza, e poi diventa un milione di tonnellate di cose. Cioè non è così automatico come si vuole far credere. Quindi l'esigenza di batterci sopra c'è effettivamente, perché si pensa che siano così, sono cose così scontate, invece non lo sono. Questa è l'idea che mi sono fatto io. Ma direi che la risposta principale, le considerazioni principali sono quelle che Giovanni ha dato ora. Volevo, potrei fermarmi qui, ma volevo aggiungere qualche altro aspetto a cui avevo già accennato, e cioè prima di potere, e quindi rispetto alla domanda del collega, quello che poi dissensato, avendo poche ore, si può fare di chimica, che secondo me è molto poco come quantità. Perché avendo una scuola del primo ciclo, dove in genere l'approccio è un approccio, insomma, libresco, no? Mancano le fondamenta. Allora, rispetto al problema
della conservazione del peso, ma se fra scuola primaria e scuola media non si è dedicato abbastanza tempo al problema, diciamo, alla relazione che esiste fra peso e volume, gli oggetti, tutto ciò che ci circonda ha una certa, diciamo, consistenza. Quando cerchiamo di analizzare il grande e il piccolo, abbiamo due modalità fondamentali: da una parte il volume e dall'altra il peso, la massa. Ma io continuo a usare peso, volume e massa. Allora, questi due aspetti, volume e massa, come sono costruiti nella scuola del primo ciclo? Se sono costruiti in modo libresco, mancano, altro che Lavoisier, mancano. Ho questo ricordo dei miei studenti. Io ho insegnato per molti anni in un geometri. Per loro dire che la relazione fra decimetro cubico e centimetro cubico era 1 a 1000, indifferentemente l'uno rispetto all'altro, per loro, come dire, avevano fatto equivalenze, conoscevano queste, no, questi aspetti, ma non sapevano riferirli alla realtà. Allora, sto dicendo che su questi aspetti, fra primaria e media, se non ci lavori a lungo in modo operativo e riflessivo, mancano le basi. Lavorarci a lungo vuol dire in che modo preparare le basi per la conservazione del peso nelle trasformazioni chimiche. Quando si ragiona e si fanno osservazioni su peso e volume e si mettono a confronto, qui abbiamo che qualcosa si conserva e qualcosa non si conserva. E a partire, allora, gli oggetti, no? Qual è la incomincio, avendo costruito i due aspetti, a metterli a confronto. Se riscaldo un corpo, che cosa succede? Se riscaldo un corpo, un oggetto specifico, o che il peso si conserva e o che il volume non si conserva. Se mescolo liquidi, finché mescolo acqua e acqua, alcol e alcol, si conserva sia l'uno che l'altro. Ma se mescolo acqua e alcol, già di nuovo ho che il volume non si conserva. Quindi inizio, no, a livello di trasformazioni elementari a poter concludere che queste due caratteristiche fondamentali dei corpi, abbiamo in un caso che ho sempre conservazione con trasformazioni fisiche, nell'altro non ho conservazione. Quando arriverò alle trasformazioni chimiche, questo diventa particolarmente eclatante. In un caso ho conservazione e nell'altro non ce l'ho. L'esempio che faceva dell'idrogeno e dell'ossigeno, lì ho in litri, no? Quantità, ho un litro, due litri dell'uno e dell'altro e ottengo una quantità insignificante in volume di acqua, ma dal punto di vista del peso ho la conservazione. Quindi anche su questi aspetti, quando arrivo al biennio insegnando chimica, c'è un salto di qualità con le trasformazioni chimiche, ma non posso partire da qui, perché se non ho chiaro da un punto di vista operativo, di rappresentazione e di connessione peso e volume, di nuovo costruisco sul nulla. Quindi rispetto alle cose che dicevi, i nostri studenti in genere purtroppo sono abituati da una scuola parolaia, a partire dalla scuola primaria. Perché quando si dice che nella scuola primaria, a volte dicono i pedagogisti, è la scuola dove tutto funziona. Nella scuola primaria ci sono tanti insegnanti in gamba, come ci sono a tutti i livelli scolari. Quindi gli insegnanti in gamba ci sono a tutti i livelli scolari. Il problema è di capire se sono la minoranza o la maggioranza a tutti i livelli scolari. Ecco, rispetto alle difficoltà, stante la formazione com'è universitaria e purtroppo com'è stata anche la formazione iniziale, perché il fatto che giustamente tu mettessi in evidenza che nei TFA la dimensione storica epistemologica era sparita, secondo me, questa dimensione senza le altre dimensioni pedagogiche, psicologiche, eccetera, non basta.
ma quelle senza questa rischia di essere l'accostamento di due mondi incomunicabili, cioè pensare che la psicopedagogia possa mediare nell'insegnamento delle discipline, pigliando le discipline come sono formate nel percorso universitario, sono due mondi talmente lontani da cui non c'è soluzione. Per cui ci auguriamo che in futuro ci sia... Io condivido tutto, anche se sono più scettico sulla velocità con cui l'università formerà i laureati. Però condivido che anche per i laureati sarebbe necessario. Spererei che perlomeno nella formazione iniziale, queste cose che ci siano con la futura formazione iniziale. Nel frattempo, che cosa è possibile? Ma io penso che se gli insegnanti non si organizzano, nelle scuole innanzitutto e nelle associazioni, da soli è molto difficile. Perché per insegnare alla luce delle cose dette oggi, le competenze necessarie sono tante. E se facciamo riferimento a un gruppo di insegnanti anche di una scuola, supponendo che questi insegnanti in quella scuola ci stiano tanti anni, no? E ci sono alcune scuole in cui c'è un corpo, ho presente alcune scuole in cui gli insegnanti sono rimasti 30 anni in quella scuola, 20 anni, e se c'è la volontà di ricercare, sperimentare, studiare, già la scuola potrebbe essere il luogo, anzi dovrebbe essere il luogo deputato. Poi le associazioni, come feedback di questo lavoro delle scuole, sono sicuramente un qualcosa di fondamentale. Detto in altre parole, l'insegnante isolato è molto difficile. Non perché l'insegnante isolato non lo possa fare, ma implica un lavoro immane. Se questo lavoro lo faccio insieme ad altri, è un cammino facilitato. Volevo dire una cosa. Dunque, io ho conosciuto Carlo Fiorentini nell'88, era la seconda supplenza che facevo, l'ho conosciuto a Empoli, al Geometri, e pensavo, quando mi diceva queste cose, fosse un po' matto, cioè pensavo fosse uno strano. Infatti chiesi anche, ma sarà laureato in chimica, proprio perché per me la chimica era un'altra cosa. Quindi poi non ci siamo visti fino al 94, mi sembra, Carlo, vero? E vedevo effettivamente che il modo di insegnare usuale non funzionava, cioè, e per cui avevo detto, ma io ho sbagliato tutto col decidere di andare a insegnare, insomma per me è un'altra cosa, eccetera. Poi ricominciai a pensare a quello che mi aveva detto, c'è stata insomma la fortuna di rincontrarsi, e poi ho cominciato a lavorare con lui nel gruppo di ricerca didattica del CD di Firenze. E il cambiamento che ho fatto, però, non l'ho fatto da un giorno a un altro, eh. Cioè io un anno ho provato Torricelli, l'anno dopo ho provato Black, poi l'ho messo insieme l'anno dopo, e sono relativamente pochi anni che faccio, pochi anni intendo saranno 10 anni che faccio tutto fino a Avogadro, diciamo, nel modo in cui mi ha insegnato Carlo, perché io devo dire che me l'ha insegnato lui e non me l'ha insegnato nessun altro queste cose. Però ecco, io ho trovato un modo veramente diverso di rapportarmi con i ragazzi, e soprattutto ora amo la chimica. Prima io non l'amavo, nel senso che per me era una cosa da fare all'università e basta, e non era una cosa da insegnare. E quello ho cercato poi di trasmettere in qualche modo quando ho fatto il tutor coordinatore all'interno del TFA, per cui insomma io questi aspetti storico-epistemologici insomma penso di averli quantomeno messi in evidenza. E penso che comunque veramente la formazione iniziale, come dice Giovanni, sia la chiave di volta, no? Di questa, perché vabbè, io ho avuto una formazione iniziale attraverso questa associazione che poi mi ha permesso poi di entrare nella divisione di didattica e così via. Però effettivamente, se non si parte con una formazione iniziale che tenga conto di questi aspetti, costruirli da soli è veramente molto molto complicato.
so se ci sono altre domande, altrimenti ci vediamo la prossima volta. È Dalton.